Salve a tutti e benvenuti sul mio canale, io sono Maruko e oggi scopriamo insieme l'ultimo game pack di The Sims 4, ovvero Un giorno alla spa. Andiamo a vedere subito la modalità Costruisci. Eccoci qui, allora partiamo dalle stanze. Impostiamo il filtro. Ok, e vediamo subito le stanze che questo game pack ha aggiunto. Una cucina, un salotto, un bagno, un patio giardino, una sala per fare yoga. La sauna, la sala per i massaggi, una piccola palestra e la cucina l'abbiamo vista. Poi, per quanto riguarda i pavimenti, ne hanno aggiunto uno in diverse colorazioni. Vediamo subito. Carta da parati. Ne hanno aggiunto parecchi. Ho notato che rispetto a gita all'aria aperta, Un giorno alla spa ha aggiunto davvero tante cose in più. Non so bene per quanto riguarda le interazioni con gli oggetti, ma li vedremo più avanti. È questo che è praticamente lo stesso del pavimento. Poi hanno aggiunto una scala, una nuova recinzione, vediamo subito le porte. Tipi di porte, questa è addirittura trasparente, molto bella, e queste due che sono utilissime per quanto riguarda l'espansione a lavoro per i negozi. Poi ci sono queste due porte di mezza altezza, diciamo. Vediamo le finestre. Come finestre abbiamo questa piccola, questa e questa doppia. Vediamo un po'. Per quanto riguarda i muri di media altezza, sono state aggiunte questa, questa, questa e questa. Ovviamente tutte in varie colorazioni. Esatto. Mentre per quanto riguarda i muri più alti, hanno aggiunto questi due tipi di finestra. Poi hanno aggiunto anche degli oggetti per quanto riguarda le fontane. Vediamo subito. Hanno aggiunto questo muretto, diciamo, che circonda la fontana. E poi hanno aggiunto questi oggetti per decorare, ma soprattutto quello che preferisco è sicuramente questo, cioè le cascate. Sono tre diverse altezze, ora le vediamo in modalità vivi. Si può cambiare il colore delle fontane. Torniamo alla modalità costruisci, vediamo se ci siamo scordati qualcos'altro. Ok. Hanno aggiunto questa pianta da mettere sotto le finestre o comunque sulle pareti. E poi hanno aggiunto queste altre cose per quanto riguarda la piscina. Quindi proviamo subito a costruire una piscina e vediamo un po' cosa
come funzionano questi nuovi contenuti. Intanto questo è, diciamo, un'alternativa alle tartarughe, quindi è un oggetto decorativo per il fondo della piscina. Hanno aggiunto questi, che dovrebbero essere delle luci verticali e delle luci ad angolo, così che si possono mettere sul pavimento o comunque possono illuminare in maniera diversa le nostre piscine. Hanno aggiunto questa, che si può mettere così e quindi si possono creare diversi disegni sul fondo delle piscine. Poi hanno aggiunto un'altra decorazione sempre a tema con il game pack Un giorno alla spa, infatti è lo stesso simbolo che ritroviamo sulla porta che abbiamo visto prima, questo. E per quanto riguarda la modalità costruisci, mi sembra che abbiamo visto tutto, quindi cancello un po' di roba per farmi spazio e andiamo a vedere la modalità compra. Perfetto, potete vedere che il game pack ha aggiunto davvero tante cose, quindi le vediamo subito. C'è un puff di diversi colori, uno sgabello molto particolare, mi ricorda lo stile giapponese, una poltrona, la sedia per fare i massaggi, uno sgabello alto che va, penso, a completare il bar, quindi sono gli sgabelli da bar. Poi hanno aggiunto divani, una sorta di panchina, un altro tavolo, diciamo, ma in realtà sono delle sedute, il lettino da massaggio, il tavolino, due tavolini anzi molto particolari. Poi hanno aggiunto un nuovo bagno completo di water, doccia e vasche, esatto. Poi hanno messo queste sedute che si chiamano sedute di contemplazione. Questo semplice sgabello può offrire benessere e pace interiore, devi solo sederti e iniziare a meditare. Nota sulla seduta: è tutta realizzata con legno naturale di acaciacoa ricavato da relitti arenati sulle spiagge anziché da alberi abbattuti, quindi sono stati attenti anche all'ambiente, un buon messaggio. Questo è un altro sgabello che ha, penso, la medesima funzione. Il bar, appunto, dove, esatto, possiamo posizionare gli sgabelli di poco che abbiamo visto poco fa. L'acquario che mancava, molto bello, in diverse colorazioni, oltretutto, sì, bianco, blu, molto bello, molto grande. E poi questo, che penso apprezzerete in tanti, ovvero la sauna. Poi hanno aggiunto nuovi articoli per la palestra, eccoli qua. Mentre per quanto riguarda le decorazioni, come il vassoio di bevande, possono posizionare qua, molto particolare. Ora non so se c'è in diverse, ah sì, perfetto, c'è in diverse colorazioni anche questo. Dei vasi ornamentali, piccolo, grande, quest'altro, no, una sorta di vaso, pensavo fosse più piccolo. Il bambù, che ovviamente richiama l'elemento asiatico. Poi ci sono, perfetto, avevamo cancellato i muri, quindi, ah no, perfetto, possiamo fare così. Ci sono le decorazioni da muro, quindi lo stesso simbolo che ritroviamo a tema con il game pack. Nuovi specchi, poi quest'altro vaso in grande, e poi ci sono i muri d'acqua, quindi non so se sono gli stessi che abbiamo visto prima, ma penso di no. Quindi questi in teoria si possono posizionare all'interno delle case, non solo all'esterno. Poi c'è questo, che è un monolito
sarà utile sicuramente per i costruttori o comunque per integrarlo nelle case, molto bello questo in varie colorazioni. E poi ci sono altri oggetti decorativi, quindi custode del sapone, olio unguenti armoniosi. Questo è un semplice gancio da muro che si può usare per appendere comodamente cappotti, maglie, pigiami e altri capi di abbigliamento. Lo vediamo subito, magari lo posizioniamo qui. Ah, perfetto, capito. È diciamo un appendiabiti. Poi ci sono le porta asciugamani, le lampade da muro, sempre con il simbolo, quadri. Esatto, queste sono strutture da muro che sicuramente troveremo nella sezione quadri. Poi c'è il porta incenso, lo mettiamo qui così magari lo vediamo meglio. Vediamo un po' se anche questo, sì, diverse colorazioni. Devo dire che mi piacciono un sacco gli oggetti che hanno aggiunto, sono tanti, sono molto belli e possono davvero offrire varie modalità di gioco. Il bello di The Sims è questo, con le espansioni si rinnova sempre, di conseguenza non annoia mai, almeno fino alla prossima espansione. Ci sono queste candele, questo divisorio, muro, mezzo muro divisorio con delle candele, su una scultura con il simbolo. Poi ci sono delle nuove lampade che vorrei farvi vedere, quindi creiamo in un attimo una stanza dove possiamo mettere i nostri lampadari. Perfetto. Eccoli qua. Una è questa. Una è questa. Poi ci sono queste lampade che abbiamo ritrovato anche nelle piscine, questo distributore di bevande energetiche e salutari in tema con la spa. C'è questa decorazione che è un espositore di succo. Poi ci sono questi tappeti che in realtà sono di legno, molto utili per creare le saune e i centri spa. Poi c'è questa pila di asciugamani e per quanto riguarda gli oggetti, ah no, ecco, ci sono altri oggetti che non avevo visto. C'è quest'altro lampadario, le lampade che abbiamo visto prima per illuminare la piscina, quest'altra luce piccola, ecco queste luci. Poi c'è un nuovo stereo, altoparlante da muro, molto particolare, in legno. E poi ci sono postazioni di spogliatoio color block, quindi questo in teoria dovrebbe essere un armadio, sono dei semplici armadi, esatto, sempre a tema, sempre con i colori riportati dal game pack, esatto. Poi troviamo un nuovo tavolo, delle nuove sedie a tema, molto simili agli sgabelli, quindi molto asiatiche diciamo. Poi abbiamo dei nuovi mobiletti per la cucina in varie colorazioni. Questo è il mobiletto superiore, questo è il mobile per fare diciamo l'isola della cucina. Poi abbiamo, sempre per il bagno, ci siamo scordati di vedere questo lavandino, molto particolare. Eccolo qui. Cubo straordinario. Un cubo straordinario, con una sospensione arbitraria della cubicità che raggiunge il disarmo. Ah, perfetto, poter poggiare degli oggetti. Quindi in realtà questo è una sorta di piccolo tavolo.
tavolino. Vediamo subito se è vero. Sì, esatto. Sorta di tavolino illuminato. Poi abbiamo il tappetino per fare yoga, che ora qua non ci sta, mettiamo da questa parte. Questa scultura con delle pietre. Un altro acquario, quindi un acquario sempre grande ma di diverso tipo rispetto all'altro. Un'altra sauna, esatto. Delle decorazioni che si possono appunto mettere, come vedete, anche sulla sauna. Dovremmo aver visto tutto. Sì. Come dicevo, un giorno alla spa ha aggiunto davvero tante cose. Davvero tante cose. Ora sono curioso di vedere le interazioni con gli oggetti, quindi andiamo un attimo in modalità vivi. Penso che, esatto, per far funzionare la sauna deve essere al coperto. Quindi vediamo solo. L'acquario, eccolo qua. I pesci si possono solo osservare, quindi non dobbiamo preoccuparci di darli da mangiare. Ecco qua, qua vediamo anche l'inventario con i pesci che abbiamo aggiunto. Vediamo un po' come funziona la vasca. Perfetto. Bevanda sul bar, vediamo un po' come si vede. Precisiamo. Perfetto. Ora io vorrei però provare, ecco qua, anche queste come quelle delle fontane si possono cambiare i colori. Perfetto. Ora qua io vorrei cancellare un po' di roba. Per provare le interazioni con la sauna. Quindi mettiamo questo. Poi mettiamo la scala e la porta. Stiamo sempre su quelle che ha aggiunto il game pack. Ecco qua. Cosa c'è? Ah, perfetto. Avevo messo l'armadio. Ecco qua. E ora proviamo le interazioni con la sauna. Perfetto. Ora funziona. Oh. Benissimo, cerca di resistere ma si vede che non ce la fa più. Anche perché penso che qua dentro ci sia la stessa temperatura che c'è in tutta Italia in questa settimana, quindi posso capire benissimo come si sente. Benissimo. Allora, la modalità vivi e contra soprattutto abbiamo finito. Ora vediamo un po' la modalità crea un sim. Eccoci qua. Allora, ho lasciato la modalità crea un sim per ultima per un motivo, perché vorrei creare insieme a voi la nostra coppia di sim e far partire una serie di gameplay su The Sims 4, in modo da farvi vedere e comunque giocare tutti i contenuti, le espansioni, il gioco base, quindi scoprire insieme questa serie. Quindi partiamo da lei. Vediamo un po'. Intanto vi faccio vedere tutti i contenuti che ha aggiunto il game pack. Perfetto, abbiamo 5 nuovi tipi di capelli. Perfetto.
asciugamano utilissimo per andare a fare la sauna. Vediamo un po' per quanto riguarda gli accessori. Non è stato aggiunto nulla per quanto riguarda gli accessori. No, assolutamente no. Vediamo un po' per quanto riguarda i vestiti. Bene, sono stati aggiunti molti vestiti. Allora, partiamo dalle parti superiori. Questa, in vari colori. Questi due. Due canotte. Questa con il simbolo del Game Pack. Ah! Ecco, questi due. Un nuovo costume da bagno. Vediamo le parti inferiori. Anche qui sono state aggiunte sei nuovi pantaloni. Uno, questo. Questo, ovviamente tutti come sempre in diversi colori. Questo corto è il pezzo inferiore del costume. Esatto. Mettiamo un po' gli accessori. Sì, è stato aggiunto solo un orologio, che è questo. Niente. Guarda, niente, vediamo un po' le scarpe. Sì, sono state aggiunte 5 nuove paia di scarpe. Sono questa, 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 questa e questa. Perfetto. Allora, vediamo un po'. Zomboom in a Bosch. Cosa hanno aggiunto per quanto riguarda i sim maschi? Quindi, capelli. Tre nuovi tipi di capelli. Oddio. Questo è su chi va là. Sta prendendo una direzione senza ritorno. Diciamo che il preludio alla calvizie. Questo. E questa. Anche per lui, ovviamente, l'asciugamano da mettere quando va a fare la sauna. Non ho controllato il reparto trucco, ma credo non abbiano aggiunto nulla. Vediamo un po' per quanto riguarda i vestiti. Abbiamo tutti i vestiti comunque a tema con l'attività sportiva e comunque sia la spa in generale, tranne forse questo che è solo un maglioncino. Anche per lui c'è la canotta con il simbolo. Vediamo un po', ci sono questi pantaloni corti, questi, questi, sempre, ripeto, in varie colorazioni, e tre nuovi costumi. Vediamo un po' accessori, il medesimo orologio che abbiamo visto prima. Le scarpe, tre nuove paia di scarpe. Una, due e tre. Benissimo. Ora io voglio creare la coppia di sim che comincerà la nostra serie di gameplay. Quindi la creo e ve li faccio vedere subito dopo. Eccoci qui, questi sono i due sims con i quali inizieremo la nostra serie di gameplay. Saranno coinquilini e nel prossimo video vi farò vedere meglio i tratti che ho scelto per loro. Sono Roberto Greco, i nomi li ho scelti a caso, e Chiara Bianchi. Per il momento è tutto, non mi resta che invitarvi a mettere un mi piace se il video vi è piaciuto, iscrivervi al canale e farmi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate. Alla prossima!